cerchiamo di fare una cucina fortemente legata alla stagione e fortemente legata al territorio, pur cercando di tirar fuori delle soddisfazioni anche personali e di creatività, studiando anche delle rivisitazioni dei piatti della tradizione piemontese. Una cucina fortemente voluta da me dopo il mio passaggio in Oriente. La cucina giapponese, soprattutto la cucina kaiseki, ragiona molto con questo concetto della stagionalità. E poi una cucina molto verde, diciamo, molto legata all'orto, avendo un orto di nostra proprietà. Una volta che entri in questo circuito del vegetale, poi è quasi lui che comanda la tua carta del ristorante stagione per stagione. È una cucina sicuramente molto colorata, molto personale, molto di gesto. Quando parto per le mie mattinate di ciclismo, ho ancora questa abitudine di prepararmi la pasta cotta, senza sale e mangiata senza olio. E quella mattina mi capita di nuovo in mano questo pacchetto di pasta mancini, lo metto a cuocere, scolo, inizio a mangiare questa pasta e mi accorgo subito che, a parte il profumo che emanava, ma proprio il sapore del grano, incredibile. Non mi facevo una ragione di come potesse essere così buona e come si potesse sentire così tanto un grano in una pasta. Non mi era veramente mai successo. Perfettamente questa telefonata dove proprio lui mi spiegò le cose che sono state appena dette, che sostanzialmente danno conferma, evidenza della similitudine e dell'affinità che ci sono tra il pensiero di Federico Crippa e quello che sono i miei pensieri e quelli di conseguenza della nostra azienda agricola, cioè di partire fondamentalmente dalla qualità della materia prima. Io ho bisogno che la pasta abbia gusto. Se la pasta non ha gusto, non mi appaga. Io sono fiero di essere italiano e se abbiamo una cosa che nessuno ci può rimproverare è proprio il fatto che forse siamo ancora noi gli unici a poter dire che la pasta la sappiamo cucinare noi, sia da quella fresca a quella secca.